Zombie Apocalypse. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a preparare insieme una mousse al cioccolato in modo da poter smaltire il più possibile il nostro cioccolato, quindi le nostre uova di Pasqua. Iniziamo subito. Allora, qui ho sciolto le mie uova di Pasqua al cioccolato al latte, ma se avete il fondente usate pure quello oppure anche il cioccolato bianco, quello che avete voi in casa. L'importante è rispettare quelli che sono gli ingredienti che trovate nella box in descrizione. Andiamo come prima cosa a mettere la panna da montare su un contenitore e poi andremo a montarla, ok? E separiamo le nostre uova, quindi il giallo da una parte e il bianco dall'altra. Dobbiamo andare a creare, ok? Andremo a montare quello che è la nostra neve, ok? Per questo andiamo a far così. Ovviamente io faccio sempre disastri, ma poi tranquilli che raccolgo. L'importante è non mangiare i gusci, ecco. Perfetto. Andiamo quindi a montare i nostri albumi a neve. Quando fa questo effetto qui, vuol dire che è montata. Ok, mettiamo da parte e andiamo a fare lo stesso con la nostra panna. Quindi montiamo la nostra panna, zuccherata ovviamente. Ok, panna semi montata, procediamo con i tuorli. Allora, andiamo a frullare i tuorli con 2 cucchiai di zucchero. Vado sempre a sbattere prima il tuorlo e aggiungiamo 2 cucchiai e mischiamo per bene. Deve raggiungere questa consistenza qui un po' schiumosa. Procediamo con il cioccolato sciolto, che nel frattempo si è anche un po' raffreddato. Ok, non deve essere caldo, o meglio bollente, quando andiamo a metterlo insieme ai tuorli montati, insomma. E andiamo a mischiare per bene il tutto. Aggiungiamo quindi l'albume montato e andiamo a frullare per bene. Vado sempre con lo sbattitore. Ok, infine trasferiamo la nostra panna qui dentro, ma siccome il contenitore è troppo piccolo, ho calcolato abbastanza male, rovesciamo questo dentro la panna. Sposto questo qui qua, in modo da non far disastri, e trasferiamo, e ci aiutiamo ovviamente con una spatola. E andiamo a mischiare per bene. Ecco il risultato del nostro dolce al cucchiaio, che io chiamo mousse al cioccolato. Adesso trasferiamo questo composto in dei bicchierini e andremo ovviamente a lasciarli in frigorifero almeno per 24 ore. E poi vi farò vedere il risultato. Per essere più precisa e più veloce, vado a mettere la nostra mousse in un contenitore e poi la trasferisco nei bicchierini che ho scelto, un po' più carini, diciamo così, in modo che così non facciamo disastri.
Il gioco è fatto, vedete? Poi ovviamente potete decorare come volete. E niente, andiamo a metterlo in frigo. Per fare una cosa più veloce potete lasciare mezz'oretta in freezer e il risultato sarà lo stesso. Ecco qui il risultato. Io come sempre vi ringrazio per aver visto il video fin qui e ci vediamo sul prossimo. Mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale in modo da tenervi sempre aggiornati su tutti i video. Fatemi sapere se provate a farlo utilizzando magari ciò che vi è rimasto dell'uovo, magari il cioccolato bianco oppure quello fondente. Ciao a tutti!